Oggi ospitiamo Alessandro Perrella. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alessandro, dobbiamo parlare di diversi argomenti, però in primis l'Ariano International Film Festival che è giunto alla quinta edizione. Sì, esatto. Farai parte della giuria. È un ingrato compito, non pensare, perché ci sono un sacco di cose belle e scegliere già le belle e poi tra le belle scegliere ancora, insomma, è un compito non facile. Sicuramente avrai già avuto modo di visionare qualche film in concorso, ovviamente non mi potrai rispondere a questa domanda, nel senso che c'è Ovviamente. sicuramente qualche film che ti ha già impressionato in maniera positiva. Non mi puoi dare il titolo, ovviamente, però mi puoi dire se c'è qualche titolo. Assolutamente ci sono dei titoli, alcuni titoli sono veramente straordinari, altri meno, però quelli belli sono veramente belli, belli. Qual è la caratteristica che più ti ha colpito in queste opere presentate? Intanto la caratteristica è quella che l'Europa, grandi paesi europei e soprattutto la cinematografia dell'Est, ma c'è anche l'Europa, il Nord Europa, Germania, c'è il Canada, c'è la Francia che fa del bellissimo cinema, insomma, parliamoci chiaro. E quindi è un festival che include veramente una gran parte del mondo e questo è. Vuol dire che il festival è noto, vuol dire che il festival è cresciuto, vuol dire che il festival è una certezza, insomma, anche come garanzia, come fiducia, atto di fiducia nei confronti del festival. No, Questo non è il tuo primo anno al festival, giusto? non è, spero non sia neanche l'ultimo, no, non è il primo. Parlami dell'esperienza precedente, come l'hai vissuta? Io sono un regista e quindi mi hanno invitato a presentare l'ultimo film che ho girato. Ho girato un film con diciamo, un divo dell'horror che è Robert Englund, per farci chiarezza, è quello che è il Nightmare. protagonista di Nightmare, Sì. quindi ho avuto il privilegio di dirigerlo in un film qui in Italia. Un mio film e quindi ho portato questo film fuori concorso. I vecchi ormai vanno fuori concorso, non hanno più necessità di concorrere e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Il mio film è vero che è sull'horror, ma è sul femminicidio, quindi ho trattato un argomento di grandissima attualità e devo altrettanto dire che ha avuto un grandissimo successo. Le impressioni di questo attore ormai diventato famoso, soprattutto al personaggio che dicevamo prima, Nightmare? Mi ha dato una lezione di quello che è il cinema americano di fronte al nostro non cinema, o perlomeno al nostro diverso modo di intendere il cinema. Sono arrivato a lui perché volevo lui e ho fatto una trafila ufficiale. E gli americani sono lì per accettare tutte le proposte da chiunque vengano queste proposte. Hanno letto la mia sceneggiatura e in 7 giorni, dicasi 7 giorni, mi hanno detto il film ci piace, vediamoci. Sono andato a Los Angeles, sono andato sul Sunset Boulevard, nella Mecca del cinema, e ricevuto da questi agenti, insomma c'era un po' tutto Hollywood, ho respirato questa cosa di così come avvengono le cose in grande. Ho incontrato lui, si è complimentato per il film, però poi ha cominciato a studiarmi in qualità di regia. Abbiamo firmato un contratto, abbiamo fatto tutto, è venuto a Roma, un contratto americano che non ti dico, pieno di cavilli, pieno di clausole, pieno di cose. Ma dopo 2 giorni ha voluto sapere io dove alloggiassi qui in Italia, perché si mangiava bene, dopo che mi ha attentamente, come posso dire, studiato, il secondo giorno mi ha detto ok, sono nelle tue mani. E quindi abbiamo girato questo film, l'abbiamo girato in modo splendido, una persona che ci adoriamo. Vogliamo dare anche il titolo del film? Sinner, che tradotto in italiano vuol dire il peccatore, insomma, ecco.
Sai meglio di me che negli anni Ottanta il cinema italiano ha fatto anche da scuola per quanto riguarda il genere thriller horror, ma cosa è cambiato? Assolutamente sì. Adesso cosa è cambiato? È solo un discorso economico o mancanza di idee? Le idee magari ci possono anche essere, ma il cinema si è esaltato economicamente, quindi è chiaro che fa parte, che ha fatto ricorso a una tecnologia che comunque l'Italia è ancora molto indietro. Per quanto noi abbiamo gli effetti speciali italiani, e gli italiani che si occupano di effetti speciali sono cresciuti moltissimo, però questo è un costo per noi non sopportabile. Quando tu dicevi prima il genere degli anni Ottanta, insomma, io sono stato un allievo di Mario Bava, che fa scuola ancora in tutto il mondo, insomma, no? E in questo momento non c'è più la possibilità economica per rincorrere il genere, ci stiamo rannicchiando, accovacciando sulla commedia all'italiana, che può essere commedia come ti pare, ma la commedia all'italiana dopo Villaggio, per quanto mi riguarda, è morto, è lui che ha mostrato i lati, la fragilità e la debolezza della mediocrità del popolo eroico e al tempo stesso mediocre del popolo italiano. Insomma, con Villaggio è chiusa la commedia, poi ci può essere qualcosa, ma niente di che, insomma. E quindi noi ci stiamo rannicchiando, probabilmente toccheremo il fondo, perché tu pensa che c'è una legge sul cinema che da un anno non riesce ancora, votata l'anno scorso, non riesce ancora a far uscire i decreti attuativi. Ed è tutto il cinema italiano bloccato su questa legge. Bene, con la speranza che questo si sblocchi, torniamo a parlare di questo Ariano International Film Festival. E tu hai anche delle origini per quanto riguarda dove si svolge. Originario no, però mio padre, che siamo di origine molisana, decise di emigrare al sud, nel Molise si trova a nord di Ariano Irpino, decise di emigrare al sud e non al nord, quindi io sono uno che è stato il figlio di un emigrante all'inverso. E ho trascorso tutta la mia infanzia ad Ariano e sono orgoglioso di questo e l'accoglienza che mi ha così declinato, mi ha offerto il popolo arianese, gliene sono molto grato, insomma, fa piacere, fa molto piacere. Quali sono i punti di forza di questo festival, a tuo parere? Guarda, io con la giovanissima direttrice artistica Narita Cocca, che ci siamo conosciuti perché lei è molto più giovane di me, ma che io conosco i suoi genitori, quindi sono stato all'epoca mia, il mio andare al Centro Sperimentale di Cinematografia qui a Roma, stiamo parlando della fine degli anni 60, era uno scandalo, cioè, ma quello vuole fare il cinema? Scandaloso era per l'epoca. Adesso invece il cinema, grazie a Dio, per chi ha il talento è abbastanza difficile come procedimento, però insomma, le possibilità si sono decisamente allargate. Ho fatto una proposta ad Anna Rita, allarghiamo il ventaglio della bellezza, perché a un certo momento io mi sono messo a fare sì cinema, ma attraverso l'arte. Io adesso racconto l'arte attraverso il cinema. E quindi sto il 29 mattina si inaugurerà una mostra filologica su Piero Della Francesca. Piero Della Francesca, un grandissimo, immenso artista del 1450. Che ha praticamente affrescato il ciclo pittorico più importante di tutta la storia occidentale, che si chiama La leggenda della Vera Croce, e noi facciamo, io sto organizzando questa mostra filologica su Piero della Francesca e ho fatto un bel documentario, un grosso documentario su Piero della Francesca, appunto sulla leggenda della Vera Croce, che verrà proiettato il 3 agosto alle 21, mi auguro che la gente venga, perché vedrebbe una bellissima storia. Insomma, racconto il cinema attraverso la favola. Anche l'arte ha bisogno di leggerezza e di soavità e profondità al tempo stesso. E quindi questa proposta, questa giovane
direttrice me l'ha accettata e credo che ci sia un sacco di attenzione, che così il fatto stesso che un autore venga chiamato da te e dal tuo canale è una cosa importante, insomma, è bello parlare con la gente e dire venite a vedere le cose belle, perché la bellezza è l'unica delle poche cose che ci rimangono in questo momento, la bellezza. Sono 5 edizioni di questo festival, tutte di successo, ma quali Sì. possono essere i cambiamenti da adottare per le prossime edizioni, a tuo parere, per migliorarlo ancora? Aprire ai giovani. I giovani sono il futuro di tutto, quindi anche del cinema. Aprire ai giovani e dare possibilità. Il nostro cinema non sta dando le possibilità ai giovani, perché ritorno un attimino su una nota dolente, Claudio. Il nostro cinema ha fatto una legge che praticamente favorisce solo ed unicamente gli affermati e i grandi. I giovani sono sempre un po' penalizzati. Aprire lo spazio ai giovani, all'ambiente, all'ambiente è fondamentale e Annalisa ci vede lunga perché quest'anno ha fatto una sezione proprio al green, al verde, all'ambiente, quindi credo che risponderà alla grande questa quest'idea. Ma i giovani sono fondamentali, veramente. Il futuro rimane nelle mani dei giovani di qualsiasi razza, di qualsiasi colore. L'arte non ha una sola all'anima, ma il colore di chi la fa, no. Questa è la speranza che io, alla quale credo fermamente per la possibilità di questo festival di svilupparsi ancora di più. E poi l'altra cosa più importante, tutti quanti noi sappiamo che senza mezzi. Senza soldi, diceva il sacerdote, non si canta la messa, quindi se non c'è un aiuto da parte delle istituzioni, l'istituzione deve crederci, deve entrarci dentro, a questa cosa qui. Questo è quello che mi Alessandro, sento di dire. sì, Alessandro, in conclusione, cosa mi puoi anticipare dei tuoi prossimi lavori? Oh, guarda, io sto preparando perché devi sapere che nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. E, io sto scrivendo questo film, è un film raccontato da Picasso, Leonardo da Vinci raccontato da Picasso, e nel maggio 2019 ci sarà insieme all'Accademia di Brera, ci sarà la prima mondiale, un evento mondiale. A Milano, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo. Quindi immagino che farò. Mi fa piacere immaginare, poi se succede, succede, ma qualcosa accadrà, sempre accadrà, purché si faccia. Faccio questo evento mondiale su questo film scritto su Leonardo da Vinci. Ovviamente ti auguro un grosso in bocca al lupo anche da parte dei nostri telespettatori. Spero di risentirti presto per approfondire nuovi argomenti. Intanto ti ringrazio della tua partecipazione alla nostra trasmissione. Un grande abbraccio. Io ringrazio voi e grazie mille di tutto. Ciao. Ariano International Film Festival. Ad Ariano Irpino dal 29 luglio al 5 agosto 2017. www.arianofilmfestival.com